Grande attenzione da parte del ministro degli esteri Luigi Di Maio per la città di Ariano Irpino. Il ministro si è soffermato più di un'ora qui sul Tricolle, ha visitato in lungo e in largo i padiglioni della Fiera Motor Expo, soffermandosi con gli organizzatori, con gli standisti, assaggiando anche prodotti tipici e promettendo una mano concreta del governo per lo sviluppo di questa fiera che si tiene ad Ariano Irpino a Contrada Casune. Ovviamente Di Maio ha rilanciato anche il progetto di Enrico Franza, candidato sindaco PD Movimento 5 Stelle contro il centrodestra. C'era anche Enrico Franza che abbiamo ascoltato dopo aver ovviamente intervistato il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Io sono qui prima di tutto per sostenere un evento fieristico, un evento espositivo che nel sud, in un paese, in un comune che è stato zona rossa, in una regione che ha avuto tante difficoltà legate al coronavirus, questo evento, uno degli eventi che su tutto il territorio nazionale si stanno organizzando, è una ripartenza per la promozione del territorio, è una speranza per le nostre imprese sul territorio, è una grande speranza per i cittadini. Dobbiamo concentrarci il più possibile sulle esigenze economiche dei cittadini. Questo è un momento nel quale ovunque io vada trovo aziende, commercianti, imprese in generale che mi dicono: qui stiamo facendo meno 40%, meno 50%, quindi al di là delle stime PIL su meno 8, meno 12, meno 11, preoccupiamoci dei problemi dell'economia reale, e l'economia reale ha bisogno in questo momento di sostegno e di promozione. Io lo farò con il patto per l'export come ministro degli esteri, sosterrò pienamente le eccellenze del territorio cercando di aiutare le imprese che devono affrontare il calo di domanda interna in Italia, portando sui mercati esteri il Made in Italy e anche in questo caso il Made in Irpinia. Vorrei anche dire che sono molto contento che qui ad Ariano Irpino si vada al ballottaggio, crediamo molto in questo progetto, crediamo nel candidato sindaco, lo sosteniamo pienamente perché è un progetto inclusivo che allarga ad altre forze politiche e a forze civiche, e questo è molto importante per il futuro del movimento. Avete la nostra parola, mi permetto di parlare anche a nome di Michele, di Generoso, di Carlo. E lasciatemi anche ringraziare questa regione per l'oltre 70% di sì che ha tributato al referendum. Io non vedo più quelli del no. Quelli del no erano d'accordo col taglio degli stipendi. Non so che fine abbiano fatto, però ne abbiamo bisogno adesso, perché noi abbiamo tagliato i parlamentari, adesso dobbiamo tagliare gli stipendi. Guarda che gli oddio! Devo dire che stiamo registrando grande fiducia, grande ottimismo, grande entusiasmo, ma occorre rimanere con i piedi per terra, perché è un'altra battaglia, è un'altra competizione, si riparte da capo. Nel frattempo ringrazio gli elettori, i miei concittadini, per averci tributato questo consenso così importante e significativo per la nostra squadra, per la nostra coalizione. Occorre adesso ripartire con maggiore determinazione. Dopo l'esperienza traumatica del Covid abbiamo capito che una comunità può risollevarsi soltanto se si riscopre coesa, compatta, in ragione di un unico obiettivo, che è appunto il proprio futuro. E alla stessa stregua occorre che la politica si riscopra coesa e solidale, quindi occorre che la politica riparta dagli enti locali per poter costruire una filiera, per l'appunto, istituzionale con l'ente regione e con il governo. Abbiamo la possibilità di fare in modo che tutti quei finanziamenti, a partire dall'appunto dal recovery fund, dai finanziamenti europei, dalle provvidenze della zona rossa, dei fondi di compensazione ambientale, possano tramutarsi in realtà attraverso questo rapporto di interlocuzione costante con il governo centrale e con la regione. In caso di vittoria, da dove ripartirà? Dalle realtà periferiche, l'abbiamo già detto, è importante che i veri problemi vengano in qualche modo rimodulati anche in termini di priorità. Abbiamo realtà di Ariano che purtroppo versano in condizioni direi quasi da terzo mondo, e occorre che queste realtà periferiche non vengano più definite immeritatamente periferiche, ma si sentano a ragione parte di un'unica grande comunità che è la città di Ariano.